Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pallone e Psiche. Al mio fianco abbiamo Giusy e Gennaro. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. E niente, ci vediamo dopo circa un mesetto perché insomma abbiamo avuto degli impegni e quindi non siamo riusciti a fare l'altra settimana. Ma non ci vediamo nel meglio della settimana. Esatto, Giusy, ci vediamo nel momento del bisogno. Sì, esatto, e non c'è un momento più bisognoso di questo, visto e considerato, insomma, gli umori della piazza. Da farlo apposta, due Grazie a settimane fa Giusy era per molto questo più assist, difficile da che proprio, sai, mi ha dato proprio l'assist tipo quelli che metti proprio il pallone davanti alla porta vuota, tu devi solo fare il famoso tap-in, devi solo spingere e vai in rete. Allora, cominciamo proprio da Giusy che ha fatto questo. Cioè, è colpa tua, tu l'hai detto e mo te la vedi tu. Io non parlo più, secondo me meglio mi sto zitta. Giusy, allora come la vedi la situazione? Guarda, non voglio inficiare nulla, ti lascio carta bianca, va pure. Mamma mia, prendiamo le pezze in pronte, asciughiamoci con calma perché c'è bisogno, anzi c'è bisogno di un po' di training autogeno perché ragazzi, cioè con calma però, cioè un momento di... Allora, respiriamo tutti insieme e riconnettiamoci un momento sul momento presente del Napoli, perché sennò qua non ce ne usciamo più, perché diciamo che abbiamo ascoltato un po' di trasmissioni radiofoniche e direi che il tifoso base è un po' non tanto scontento, è proprio innervosito, è stressato, è arrabbiato. Alcuni addirittura leopardiani proprio, sono Molto, proprio ma proprio a livello di pessimismo. pessimismo cosmico proprio. Allora, cerchiamo un momento di capire un po' come stanno le cose, con un minimo di raziocinio dietro. Cioè, direi che non è che... Come stanno le cose, dottore? Come stanno? Purtroppo sappiamo che veniamo da una situazione particolare e non è stato bello vivere nell'attesa di un qualcosa che poteva succedere, che ci poteva lanciare verso una situazione, diciamo, emotiva molto piacevole, e invece ci siamo ritrovati un'altra volta a punto e da capo. Diciamo, questa cosa qua Diciamo che c'è stata una sorta, psicologicamente potremmo dire, una sorta di ritorno del trauma, perché diciamo che per l'ennesima volta forse avevamo messo tante speranze in qualcosa e nel momento in cui questo qualcosa è vacillato, il crollo emotivo è stato forse un po' troppo esagerato poi da parte di alcuni tifosi, perché ci sta, riconosco, non è che voglio necessariamente dire vabbè, però va tutto bene, però siamo troppo forti, però, cioè, nel senso, poi forse addolcire troppo la pillola comunque sarebbe sbagliato, però da lì a rinchiudersi così tanto e fare di nuovo ostracismo verso la squadra, accusare di nuovo magari i calciatori, insomma, ho sentito alcuni dire poi che dire degli aggettivi verso i calciatori un po' troppo esagerati, ora voglio dire. Cioè, mi sembra un po' esagerato. Quindi forse ci sta questo ritorno del trauma, Eh sì, è perché si è ripetuto un po' quello che si è ripetuto pure negli anni precedenti, no? A parte mo gli ultimi, l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni che sono stati un po' più così, però è un po' quello che è successo con il gol di Koulibaly contro la Juve. Tutti quanti, siamo Invincibili. lanciatissimi. Lo scudetto ce l'abbiamo in mano e poi la settimana dopo vai a Firenze e la perdi pure di brutto, diciamo. E poi ci stanno le aggravanti, perché poi il problema è che c'è il ritorno del trauma, ma c'è il ritorno delle aggravanti del trauma, io direi. Esatto, Perché sì. poi in effetti vai, e questa cosa qui secondo me ha colpito i tifosi, ma ha colpito pure i calciatori. Il fatto di ritrovarsi in una situazione in cui vedi che ci sta la partita gira contro, l'arbitro magari prende una decisione diversa da quella che tu vorresti, è un po' come tornare indietro,
e rivivere quei esatto. momenti in cui vedi che dall'altra partita, dall'altra parte viene fatta, viene presa una decisione strana, tu vieni penalizzato, non ti viene dato il rigore, non ti viene dato quello. E quindi secondo me si sono innescate tutta una serie di cose che hanno portato la piazza a essere ultra pessimista e noi e i giocatori ad avere anche quello, crollo, diciamo, durante proprio la motivazione, esatto, proprio, durante la prestazione stessa. Infatti io riflettevo, perché se alcuni dei calciatori, diciamo, che sono nuovi, no, più nuovi, magari non sono a conoscenza del tutto di alcuni meccanismi o comunque della storia proprio della squadra, per quelli che già ci sono all'interno, rivivere per l'ennesima volta appunto magari delle decisioni dell'arbitro che non sono corrette, delle dinamiche particolari, cioè tu li vedevi proprio in campo che si spegnevano quasi, cioè tra chi è un po' rassegnato, tra chi si arrabbia, tra chi si arrabbia tanto da non riuscire a gestire proprio quel momento. E quindi è stata una situazione, per esempio la partita col Milan, un po'... Infatti, se ci fai caso... Tutto sommato i giocatori erano partiti bene, la partita si era incanalata bene, perché vedevi che erano entrati in campo con una certa motivazione, avevano preso le redini del gioco, stavano giocando, stavano palleggiando, cioè li vedevi, no? Che tenevano una certa grinta. Poi all'improvviso è successo l'episodio del calcio di rigore non dato a Osimhen. Mo, a prescindere dal discorso ci sta, tutto il resto appresso, che non mi interessa quello, però mi interessa il fatto di dire che quell'episodio è come se avesse spento un po' tutte le quella grinta che c'era, quella motivazione che tenevano in campo in quel momento i giocatori, è come se avessero rivissuto un'altra volta la stessa cosa. Cioè, era evidente che quello poteva essere calcio di rigore. Perché l'arbitro non ce l'ha dato? Era un po' come se si fossero spenti tutti quanti. Da quel momento in poi, sì. Se ci hai fatto caso, ha preso coraggio il Milan e noi ci siamo un po' tirati indietro. Perché poi tutto sommato la partita non è stata granché, però non è che poi il Milan abbia fatto chissà che partita, però è come se ci fossimo un po' arresi, fondamentalmente, come se avessimo tirato i remi in barca, avessimo detto tabù, non è cosa manco quest'anno. Esatto. Cioè questo è stato l'atteggiamento... sì. Proprio dei calciatori in campo, ma dello stesso, io non lo so. La cosa più strana è come se lo stesso Spalletti, che non c'era negli anni scorsi, avesse un po' preso questa come dire, questo clima demotivante in quel momento e fosse andato un po' pure nel pallone, poi nelle decisioni che ha preso dopo, perché poi non è come se non fosse stato molto reattivo. È stata quasi una sveglia sul momento, però una sveglia che quasi come se l'avesse un po' rincoglionito, un po' rimbambito, perché anche quando ho visto le immagini proprio dal campo, era in uno stato... Non se l'aspettava, quasi uno shock, per dire, quindi... E si è rassegnato pure lui a sta cosa. Abbiamo beccato il gol, e poi è stato ancora peggio con là, perché poi c'è stata tutta una situazione proprio di... cosa che non è successa poi con la Lazio, perché vedi, con la Lazio c'è stata la reazione. E, questo è l'aspetto un po' che abbiamo potuto notare, abbiamo colto, diciamo, della partita. Che ne pensi? Io vi ho lasciato andare a ruota libera e siete andati una meraviglia. Non ne avevo assolutamente alcun dubbio, ovviamente. Sì, in effetti voglio dire, sul campo, per quello che si è visto dopo appunto l'episodio che condivido della mancata assegnazione del calcio di rigore, se vogliamo, gli unici che si sono continuati a dannare sono stati il solito Mario Rui ed un isolatissimo Osimhen in attacco che praticamente si è sfiancato, ma senza alcun reale appoggio da parte del resto della squadra, con il solito grandissimo Ospina che ha tolto parecchie castagne. Molto attento, sì. Ma se ci fai caso, quelli che hanno avuto una reazione più diretta, più incisiva, sono stati
i giocatori che si possono considerare pure quelli più istintivi. Mario Rui, Osimhen e Ospina, perché sono quelli là un poco più che ci mettono più istinto, pensano poco, fanno direttamente. Si buttano nel fare le cose. Sì. Quindi per loro è come se quel passaggio demotivante, no, dell'episodio li avesse scalfiti marginalmente. Sì, vabbè, vediamo che dobbiamo fare. Noi dobbiamo reagire. Quindi hanno preso quella cosa e l'hanno trasformata in rabbia agonistica. Esatto. Cosa che non è successa negli altri. Mo, Osimhen non è successo probabilmente pure perché è più giovane, è entrato da poco in squadra, quindi non ha vissuto tutto il passato della squadra e tutto quanto. Ospina perché fondamentalmente c'è una certa è maturo, comunque tiene più di 30 anni, tiene un'esperienza alle spalle non indifferente, quindi per lui è stato relativo prendere quel gol. Mario lui perché è cazzuto, lui continua a giocare a prescindere, pure se sbaglia, facci caso, pure quando fa ma magari in campo sbaglia, non riesce a fare una cosa bene, però dopo non è che si demotiva, cerca di fare meglio e cerca di reagire all'errore, perché poi ne fa tanti, però in effetti cerca comunque di reagire. Gennaro, tu mi hai fatto accendere una spia quando in quel passaggio che hai detto, perché Osimhen non ha vissuto quelle cose del passato e tutto quanto. Allora, ricollegandomi a questo passaggio, ma tu credi che questo gruppo ci abbia un futuro? O in effetti, lasciamo stare le 10 giornate che mancano, i 30 punti in palio, ed effettivamente è ancora tutto in gioco, e questo lo sappiamo noi che ci teniamo al Napoli e che non ci facciamo prendere dallo scoramento. Però, voglio dire, emotivamente parlando, considerando anche delle debacle del passato con altre direzioni tecniche, credi che questo gruppo c'ha un futuro o di base credete che oppure ci sono proprio dei vizi di forma che non sono correggibili e quindi bisogna cambiare solo gli interpreti perché è l'unica soluzione al problema? Allora, parlo di limiti praticamente. Come? Parlo di limiti praticamente. No, allora, il fatto che comunque la squadra abbia dei limiti, quello è chiaro, ma tutte le squadre hanno dei limiti. Ovviamente parlo dal punto di vista psicologico, tecnicamente. Sì. Allora, il fatto che le squadre abbiano dei limiti, questo è chiaro ed è normale, ma come ce l'ha il Napoli, ce l'hanno pure le altre squadre i limiti. I limiti bisogna riconoscerli, ma si possono tranquillamente anche superare, perché alcuni limiti si possono superare, altri invece si possono riconoscere e si possono bypassare. Cioè, nel senso che tu per raggiungere l'obiettivo magari utilizzi altre strategie, delle strategie diverse per arrivare allo stesso obiettivo e quindi bypassi quel limite utilizzando altre risorse. Questa cosa qua è accaduta. Allora, io non credo che si debba per forza cambiare tutta la squadra per cercare di trarne qualche vantaggio, anche perché un po' il discorso che facevamo pure l'ultima volta, noi siamo arrivati in Champions e abbiamo fatto delle partite mostruose proprio, con squadroni, anche con giocatori che 10 anni fa, quando abbiamo cominciato a frequentare la Champions, non avevano nulla a che fare con quelli che teniamo adesso, perché sicuramente la squadra che teniamo adesso non è la stessa squadra che ha affrontato il Bayern Monaco all'inizio, quando siamo andati in Champions, il Chelsea. Noi tenevamo una squadra con Aronica in difesa, sì, ma con tutti i rispetti, perché erano dei giocatori forti, ma non erano qualificati a quel momento, con quello che dovevamo fare in quel momento, non erano ovviamente, voglio dire, da buttare via tra virgolette, però effettivamente non si possono paragonare a quelli che teniamo adesso. Quindi dico io, se quelle squadre sono riuscite a bypassare i loro limiti, che ne erano tantissimi, e sono riuscite a portare dei risultati a casa non indifferenti, perché io mi chiedo questa squadra che ha molti meno limiti delle squadre precedenti, non riesce ad arrivare all'obiettivo? E allora però la controdomanda è chi o cosa dovrebbe essere lo strumento per
per andare oltre questi problemi, risolverli. E in questo caso ci dovrebbe arrivare poi il lavoro, cioè ci dovrebbe essere un lavoro di squadra e un lavoro fatto, diciamo, anche dal... Torniamo forse sempre un po' al solito argomento, che è un po' come se non comunicassero mai correttamente tra di loro tutti quanti, perché a volte capitano delle situazioni che fare quasi se manco uno gli andasse a dire adesso cannate. Cioè, delle volte pare che ti mettono nella situazione di dire ma che gliel'hanno detto che non devono andare oltre, che non devono fare quel passetto ulteriore magari per vincere qualcosa, per fare realmente qualcosa di importante, perché è come se venissero sempre meno nel momento in cui stai là là. Quindi o c'è una comunicazione che non avviene... Napoletanamente in decusature, nel perfetto. Momento perfetto. Bravo. Ma questa cosa qua, no? Mi hai fatto in mente, se no non mi scordo. È un po' come, no? Il ragazzino che fa il primo quadrimestre, va a scuola e la professoressa dice sì, il vostro figlio ha le potenzialità, però si deve impegnare di più. Non si applica. E il ragazzino non si riesce ad impegnare di più perché magari poi vai a vedere e tiene delle pressioni non indifferenti dai genitori, che vogliono da lui chissà che cosa, e magari lui sì, ci può arrivare lo stesso, ma magari non ci può arrivare come lo vogliono i genitori, ci può arrivare in maniera diversa. E per esempio queste cose qua a noi, come proprio come psicologi, no, come clinici, ci capita tante volte di vedere dei ragazzini magari pressati in maniera esagerata, che non hanno risultati a scuola, poi a vedere alla fine non hanno nessun problema cognitivo, fondamentalmente è solo un problema di autostima e di gestione delle loro risorse cognitive nello studio. E poi di magari però anche di questione ambientale della famiglia. Sai però pure un po' qual è la questione? Certe volte mi viene anche da pensare quanto per una persona quella cosa è realmente importante. Cioè, loro sono, per esempio, in questo caso, no, la squadra è un gruppo di tante persone, tante individualità, l'abbiamo detto tante volte, no, che sono delle singolarità che cooperano insieme per un obiettivo. Quindi tante persone diverse, tanti Gennaro, Giuse e Giulio, lavorano insieme per... ovviamente... Sì. Se Osimhen c'ha sempre una prestazione magari un po' più alta di un altro, mi viene quasi da pensare, non è che a lui interessi anche di più poter fare raggiungere quella cosa, perché il ragazzino appunto che non si, diciamo, che non riesce a raggiungere a prendere magari 9 in matematica, può essere che a lui non interessi realmente prendere quel 9 in matematica, allora anche... mi viene quasi il dubbio. Sì. Ma anche tutti loro hanno la stessa esigenza di raggiungere quell'obiettivo? Perché certe volte questi cali che hanno nelle prestazioni mi fanno venire anche questo dubbio. E ovviamente bisogna lavorare nello specifico poi ovviamente con ciascuno, quindi lì poi servirebbe un lavoro molto forte fatto poi dall'allenatore, per esempio, per caso, non lì, essendoci collega. No, lì dovrebbe essere, sai che cosa dovrebbe essere, si dovrebbe fare molto praticamente? Dovrebbe un mental coach. No, il mental coach praticamente... Se sapete sintetizzare, se potete sintetizzare. Non no. Sono psicologi. Non sono psicologi. Non hanno la formazione in realtà in psicologia, fanno un corsetto molto spicciolo, insomma. Non sono professionisti della salute psichica. Insomma, state dicendo in modo garbato, sono dei mezzi impostori, insomma. Sì. Lo dico io, sì. Diciamo di sì, diciamo che è una strada molto semplice. Secondo voi il mental coach è una figura che fondamentalmente non aggiunge né toglie, anzi Giulio, è che è una figura che offre delle risposte molto semplici, ma l'abbiamo vista anche alle Olimpiadi, no? Tanti di loro dicevano di avere il mental coach appresso, che di fatto non fa nessun lavoro particolare, è un motivatore. Esatto, perfetto. Ragazzi, si mette là e fa dai, cioè non è che parlo per l'Italia, perché per esempio in Italia hanno il mental coach, può diventare pure per esempio ti prendi il diploma, fai un corso a pagamento di 1-2 anni, diventi mental coach. Questo per farti
per racchiuderti la cosa. Lo psicologo fa dopo il diploma, teniamo i 5 anni di studio, l'anno di tirocinio, l'abilitazione, i 4 anni di psicoterapia, cioè è un percorso di medicina praticamente. Vista la delicatezza del ramo che trattate, insomma. Allora invece manca proprio tutto il background di provenienza, proprio, capito? Che poi però attenzione, ci sono psicologi dello sport che sono anche mental coach. Ok, cioè che sono specializzati. Allora, insomma, non è che ho detto proprio No. Allora, se è uno psicologo a fare il mental coach, allora ok, tutto a posto. Se è un mental coach che proviene dal nulla, Tu sei entrato nelle sfumature dell'argomento e hai spiegato più in dettaglio. Chiamo giuro questo fatto. Mental coach è da buttare. E che ci vuole un certo mental coach con un certo background. Con una certa preparazione, un background di preparazione non indifferente. Poi è chiaro, io questo lo stavo dicendo per l'Italia, poi non so in Inghilterra come funziona, se ci sono percorsi diversi. So che per esempio in America c'è un percorso un po' diverso per arrivare a fare il mental coach, però è chiaro che non è... Allora, mettiamola così, dal punto di vista psicologico, per quel poco che so... appunto per i lavori che facevo in passato, l'impostazione della psicologia qua è molto simile a quella americana, quindi può darsi che lo sia pure per il mental coach, non lo so. È possibile allora, allora se è così, per esempio in America prevedono un percorso un po' più corposo, diciamo, sono leggermente più preparati, anche perché l'hanno inventato loro praticamente. Gli americani che l'hanno negli anni 80, praticamente 70-80 più o meno, è stata inventata questa figura borderline tra lo psicologo e il motivatore, tutto il resto appresso, e l'allenatore. Quindi Giulio si è andato a prendere un nervo proprio di quelle scoperte. La bellezza di questo spazio è proprio appunto che riusciamo ad aprire pagine che altrimenti rimarrebbero sempre belle chiuse e sigillate. Quindi infatti, è che noi in Italia, insomma, abbiamo troppe confluenze di tanti esperti che gravitano intorno alla psicologia senza farne in realtà parte, capito? Quindi diciamo che c'è un po' di tanta confusione per questo, quindi approfittiamo. I counselor praticamente sono la stessa cosa, per farti capire. È lo stesso discorso pure i counselor, però purtroppo per esempio i counselor in Italia non possono praticamente sono stati dichiarati illegali ma quasi perché è stata la decisione della Cassazione, ha detto che non possono fare attività psicologiche con le persone, possono fare solo un certo tipo di attività che non devono confluire in quelle psicologiche. Invece purtroppo lo fanno e tante volte fanno guai, ma ti dico che fanno guai, ma li fanno proprio gravi pure. Si tratta di appunto di toccare argomenti che appunto attengono alla psiche umana, insomma, sono sempre situazioni che vanno trattate con cautela e con sapienza. Se non ci sta né l'una né l'altra, succede nel bordello. Quindi la Napoli deve chiamare molto semplice. No, vabbè, aspetti, che cosa stavamo dicendo? Del fatto di... parlando della spedizione su Marte. La questione è questa, che Spalletti dovrebbe fare un lavoro proprio sull'inquadrare, cioè dovrebbe andare a vedere... Adesso, in questo momento, quali sono i giocatori più motivati e che vogliono dare di più alla squadra, ma a prescindere dai nomi. Se Tizio o Sembronio non sono abbastanza motivati, a prescindere dalla preparazione fisica, però non sono abbastanza motivati e non riescono a dare il massimo in campo, devono essere tolti e devono essere messi magari pure quelli che stanno in panchina, che però hanno una spinta motivazionale maggiore. Perfetto, questo è. Secondo me io questo l'ho sempre pensato, che un po' di sana panchina e se il caso anche di sana tribuna fa bene per ricostruire
cioè, delle basi motivazionali che forse vengono a mancare, perché poi è chiaro che ci sono i background di quello là che tutto sommato sta a Napoli nel suo ovviamente nel suo microcosmo diciamo del suo mondo che vive tutti i giorni e la vive magari come un ripiego, e allora a questo punto è l'importante è che appunto si ricostruisca questa motivazione per far sì poi in effetti che tu riesca ad avere delle performance che poi ti permettono di inseguire i sogni che tu vuoi inseguire magari da qualche altra parte. Ma è chiaro che, perché poi alla fine il calciatore che gioca male è un cane che si morde la coda, perché se giochi male, sì, è vero, incidi negativamente sulle prestazioni della squadra, ma incidi negativamente anche sulle tue prospettive future, perché è chiaro che se giochi una schifezza, se giochi una chiavica, nessuno si venire a bussare alla porta del tuo procuratore, perché chiaramente se sei una scartina, le scartine non le vuole nessuno. Vabbè, ovviamente le partite che fai sono anche una sorta di vetrina, no? Pure se vuoi, esatto. Se vuoi cambiare squadra. Questo è un po' il discorso che si faceva con Lozano quando fece quella dichiarazione che lui voleva andare in una squadra più, e poi fece due o tre prestazioni dopo pessime praticamente, e di conseguenza uno diceva ma scusa, ma se tu vuoi ambire ad andare nel Real Madrid o nel Barcellona, non c'è corrispondenza tra pensiero e azione. Infatti, poi è chiaro, poi tutti vorrebbero giocare nel Barcellona e nel Real Madrid, tutti i giocatori possono ambire a questa cosa qua, però è chiaro che tu devi comunque dare il massimo nella squadra in cui stai adesso. Il gruppo ci sta, perché secondo me il gruppo ci sta, solamente che effettivamente adesso che abbiamo la possibilità di avere tutti disponibili, si deve fare una cernita, si deve capire, ok, tra quelli disponibili che tengo, quali sono adesso i migliori che posso mettere in campo, che mi possono dare il 100%, quali quelli che invece mi possono dare il 30 e il 40% che posso utilizzare per i cambi, io allenatore posso, in che modo posso influire positivamente sulla squadra facendo determinati cambi in un certo momento della partita, perché questa cosa è pure molto importante, perché secondo me, questo è un pensiero che faccio io, ma non so se corrisponde al reale o meno, però io ho notato una cosa, che se l'allenatore fa un certo tipo di cambi in un determinato minuto della partita piuttosto che in un altro, dà un segnale diverso alla squadra. Sì. È come se comunicasse un messaggio particolare alla squadra. Se io metto un attaccante all'85esimo del secondo tempo, do un messaggio diverso che se lo metto alla fine del primo tempo, a inizio secondo tempo, se sto perdendo. È chiaro, è un messaggio, perché mettere un calciatore tra primo e secondo tempo significa credere ancora nella possibilità di cambiare il risultato. Sì. A 5 minuti dal termine ci sono due scuole di pensiero. Una si chiama disperazione, l'altra si chiama cambio giusto per, tanto sta finendo la partita, non ci credo più, il risultato è compromesso, pensiamo alla prossima partita. Infatti, perfetto, questo è il discorso. Quindi è un po', ci devono mettere un po' tutti quanti in loro. Quello per questo una partita non è mai la partita della vittoria e basta, è quasi una cosa al confine tra una continua strategia e continui messaggi che arrivano, che invia e vengono recepiti. E quindi tu praticamente per tutti i minuti che stai lì, cioè qualsiasi cosa vai a fare, verrà presa da ciascuno che sta lì in modo diverso. Quindi devi essere molto attento e molto lucido nel leggere la tua partita, la tua squadra, quello che sta facendo, nell'esserne tifoso, nel credere e nell'inviare anche appunto questi messaggi. Quindi quello per questo l'allenatore poi diventa fondamentale per tante cose, non è che insomma è una figura che è lì che sta. E poi lì idealmente si dovrebbe per questo Giusi, che l'allenatore è sempre quello che paga per primo il conto se le cose vanno male. Esatto. No, quello Giulio, idealmente si dovrebbe arrivare al punto che lo stesso calciatore che magari non sta dando il massimo in campo dovrebbe riconoscerlo e dire
all'allenatore: guarda, io oggi mi sto rendendo conto che sto facendo troppi errori, cambiami, perché io la voglio vincere la partita. Si dovrebbe arrivare a questo. E che questo, questa cosa qua ha a che fare molto con il essere gruppo squadra e giocare per la squadra, non giocare per se stesso. Perché se io invece penso solo a me stesso, allora dico io già fa di tutto per stare in mezzo al campo, pure se sbaglio, ma già incazzato stesso se quello mi cambia. Invece no, se io sto giocando male e non riesco e vedo che non ce la faccio, perché io o perché tengo un problema io, o perché effettivamente mi è capitata la giornata storta e non mi stanno andando le cose bene, io vado dall'allenatore e dico: guarda, senti, cerca di cambiarmi presto, perché io la voglio vincere la partita, io non sto dando il massimo. Lo so, però Gennaro, questa è una cosa che idealmente, sta... ho detto idealmente. Ecco, appunto, fluttua tra l'utopia e la perfezione. Perché, punto primo, allora non ci dimentichiamo che il pallone, almeno una volta, mo stanno cambiando pure, sta cambiando tutto, per carità. Però voglio dire, il pallone è qualcosa che si gioca da bambini, si gioca per strada, si gioca nel cortile, si gioca nella stanza grande di casa, e poi magari vai nel campetto, e poi se sei fortunato e se ti vede la persona giusta, magari cominci a giocare in una squadra e via discorrendo fino ai massimi livelli. Ma voglio dire, anche il calciatore più scafato, quando entra in campo, una parte di quel bambino sta in campo con lui, quindi nessun giocatore vuole mai lasciare il campo, è così. Ma questo vale pure per la pallavolo, per il basket, per quasi nessun atleta è contento di uscire. Poi è chiaro che se c'è il problema fisico allora è diverso, però se aspettarsi che un giocatore dica: aspetta, tutto sommato sto giocando male, a parte il fatto che hanno un ego più grande di loro, d'altra parte senza quell'ego probabilmente non potrebbero fare il lavoro che fanno, quindi è una cosa un po' così, però là diventa lavoro poi, Giulio, quando loro dovrebbero riconoscere questa cosa qua, perché poi dovresti avere pure un pubblico, che dovrebbe percepire queste cose, dovresti avere un maturo sugli spalti. Però il discorso è questo, che tu devi comunque considerare che tu stai giocando in una squadra e quindi di conseguenza se io non riesco a dare il massimo, io lo devo ammettere. E questo, vedi, a questo punto tu così delegittimi l'allenatore, perché l'allenatore a questo punto che guarda? Ma l'allenatore può essere pure che magari non se ne accorge, oppure ha intenzione di fare un altro cambio, e può essere stesso giocatore a consigliare l'allenatore quello deve fare, deve si occupa di tecnica e di tattica. Se l'allenatore certe cose non le vede, forse non è all'altezza del lavoro che c'ha. Non è questo, perché l'allenatore deve leggere le partite. Se l'allenatore non sa leggere una partita, chi la deve leggere? Però può essere aiutato anche dagli altri. Per questo motivo c'è la squadra. La squadra non è solo la squadra, anche l'allenatore fa parte della per squadra. Carità, io te la concedo, per carità, è la tua visione della cosa, però secondo me, ecco, e poi tu nella realtà è un'altra cosa. Io credo che sia un obiettivo a cui una squadra può aspirare, questo, perché significa che si lavora tutti quanti insieme per una determinata cosa. Se tu invece pensi a te stesso e pensi di essere delegittimato da una cosa che ti dice un tuo calciatore, allora no. Quella allora è un po' un'ottica, diciamo, più sistemica della squadra, un po' come considerare la... No, onestamente, ho visto tanto calcio in vita mia, io non ho mai visto una scena del genere dove un giocatore... No, perciò ho detto non è solo in Napoli, questo capita qua, capita in America, capita in Sud America. No, è chiaro. Io ho detto che è una cosa molto ideale, questa cosa qua deve essere fatta tra di loro, cioè tu non te ne devi manco accorgere, capito? Cioè non deve essere una cosa palese. Stai parlando della formazione che deve entrare in campo, non stiamo parlando anche durante la partita. Ma anche durante la partita, perché no? Perché no? Perché allora se l'allenatore dice deve tirare il calcio di rigore, lo deve tirare Tizio, e Tizio non se la sente,
quello è una tanto, questo discorso non è tanto diverso da quello che è successo magari a l'atleta alle Olimpiadi che si è ritirata, oppure Federica Pellegrini con l'attacco di panico in acqua che se ne insomma se ne andò dalla gara, diciamo che allora nel calcio forse risulta essere una cosa ideale per come è il calcio, per come è strutturato il gioco, per come è l'immagine che c'è dietro al gioco del calcio, perché il calcio è immagine ormai, mentre questi altri sport, diciamo, delle Olimpiadi sono un po' più, tra virgolette, pure ancora in un certo senso, e c'è l'atleta singolo che fa la sua prestazione, il calcio è un po' diverso. Però non è così tanto strana da pensare come cosa... Non, perché è la stessa cosa, diciamo, ovviamente parlo del calcio maschile, poi per il calcio femminile ci saranno altre diciamo componenti. Il calcio maschile è molto testosterone, allora voglio dire se un giocatore ammettesse una cosa del genere, e tu fai caso per esempio ad un particolare che anche qua, per esempio, con tutto che è una società apertissima, però è difficile che un calciatore faccia il coming out, molto raro, rarissimo. E perché è un ambiente ancora molto diciamo vecchio stampo da questo punto di vista. Gli spogliatoi sono ancora diciamo un posto come erano e come sono certi club per soli uomini, capito, per gentleman e cose del genere, dove una donna non deve mettere piede, non può mettere piede o cose del genere, capito? Ed è la stessa cosa, un calciatore che ammettesse che tutto sommato quel giorno non sta giocando abbastanza bene e chiedesse il cambio all'allenatore in funzione di quella cosa, io non so se poi rivedrebbe il campo molto presto, perché potrebbe essere vista dall'allenatore come una dimostrazione di debolezza, di fragilità. Sai tu se nel nostro caso... Nel calcio questo non è benvenuto, ma nello sport in particolare, non è in generale non è benvenuto, la debolezza. Io non, guarda che è proprio su questo invece che si dovrebbe lavorare, perché è proprio una questione di lavoro su se stessi. Sì. Cioè se un calciatore ammette una determinata cosa, verrebbe visto pure in maniera diversa. Se io ammetto che io ho la testa da un'altra parte, oppure sto giocando male perché mi fa male il mignolo. Secondo te, no, una cosa del genere. Mi piace come sta prendendo la forma sta conversazione, perché si fa sempre più interessante. In un ambiente così umorale come il nostro, no? Ma lo è sempre stato, ce lo siamo pure scambiati dei messaggini oggi, ovviamente chi ci segue non lo sa, sulla cosa. Solo che adesso ovviamente tutto è amplificato dai social. Però voglio dire, a maggior ragione in un ambiente così umorale come il nostro, se tu aggiungi pure un'altra componente come questa, secondo te l'atleta non si espone un po' troppo? E invece io probabilmente invece si chiarirebbero tante cose e non si formulerebbero tante teorie ad personam su quello che sta succedendo. Perché quello è stesso il calciatore che te lo viene a dire. Pura. Tu dici che avverrebbe il contrario, perché allora io vedo semplicemente come appunto come sono, come giustamente diceva Giusy ad inizio diretta, come le reazioni sono veramente spropositate rispetto agli eventi. Tu immagina una cosa del genere, io non riesco nemmeno ad immaginarlo. Per esempio, ecco, un Insigne che esce non perché si è fatto male, ma perché quel giorno ritiene che tutto sommato non è all'altezza del compito. E se non arriviamo alla crocefissione, ci andiamo. Ma il problema è che noi dovremmo essere anche educati un pochettino, in generale c'è bisogno di educarci ed educarsi ad essere anche tifosi allora questi calciatori noi li mitizziamo, ci sta, no? Diciamo, il gioco del calcio è un gioco particolare, tutto immagine, tutta presenza, tutto, quindi ok, va bene. Però non saranno tutti leggende come Maradona, non possono esserlo. Allora, se Insigne mi viene a dire io ho mal di testa da uscire, io devo anche capire che quello è pure un cristiano che magari
può avere il mal di testa e realmente non ce la fa giocare. Allora noi come piazza dobbiamo, lo so, forse uno dice ma no, allora l'uomo da marciapiede dice chi lo guadagna tutti che le sorda, non so, e arriviamo sempre allo stesso puntini. Hai capito? Questa invece non potrebbe essere più apprezzato. Io siamo in ipotesi, perché ovviamente non lo sappiamo quello che potrebbe succedere. Però se non potrebbe essere più apprezzato se magari uno dicesse no, però effettivamente tenevo il mal di testa durante la partita e quindi ho chiesto il cambio perché tenevo il mal di testa. Allora io ti punto dall'altra parte di allora, al momento purtroppo il collegamento con Giusy e Gennaro è momentaneamente saltato. Spero che si riescano a ricollegare molto presto. E mi dispiace veramente perché la conversazione stava prendendo una bella piega. Sono sicuro che si riusciranno a ricollegare. Eccoli qua che stanno rientrando. Al momento c'è un buffering in atto ed eccoli qua. Ecco. Bentornati. Ari, ciao. Siamo caduti. Siamo caduti. Che stavo dicendo? Stavo facendo quello della strada, insieme al mal di testa. Io tifoso della strada, forse potrei anche accettare questa cosa e apprezzare, perché io dico, wow, cacchio, questo è uscito dal campo e ha avuto il coraggio di dire questa cosa qua e l'ha fatto per la squadra, per far vincere la squadra. Cioè, metti caso che questa cosa viene fatta al 50° del secondo tempo, la squadra che sta in svantaggio, il giocatore esce, entra l'altro giocatore e fa due gol. Wow. Tutti quanti diremmo no, ma allora voglio dire, io con me sfondi una porta aperta, perché per me che mi piace ogni tanto sognare ad occhi aperti, pure se non ho più 20 anni, figurati, sfondi una porta aperta. Però il discorso è che poi uno cozza e sbatte di faccia, ma io infatti ho fatto la premessa iniziale che era, ho detto idealmente. Stiamo parlando di una cosa molto molto aleatoria, diciamo. Lo so che non accadrà mai una cosa del genere, però potrebbe migliorare tante cose. Però, il fatto che il calcio e queste partite siano diventate un imbuto in cui rigettare praticamente tutte le frustrazioni e lo stress, è pure qualcosa che prima o poi andrebbe anche un pochettino superato, perché veramente, ripeto, cioè, la radio in questi giorni era a tratti inascoltabile, perché realmente sono d'accordo. Ci sono certe frustrazioni che vengono gettate a sì, e diventa proprio inutile, perché poi a questo punto non c'è quasi più il senso di seguire una squadra. Allora uno dice sempre la fede, l'amore per la squadra, il tifo, ma se è così non ha senso. Allora cerchiamo, quello che dicevamo all'inizio, di centrarci un momento anche un po' nella situazione in cui stiamo. Ma pure perché certe volte, e mi fa piacere, questo è il secondo ottimo assist che Giusy fa per fare lo switch e cambiare un po' argomento. A volte, ascoltando certe esternazioni di alcuni tifosi, a un certo punto cominci a domandarti: ma qua stiamo ancora parlando del Napoli o stiamo parlando dei problemi legati alla vitaccia che ti ritrovi e allo sfogo che devi fare perché non ce la fai più e stai scoppiando dentro? Perché certe volte tu ascolti certi tifosi e dici: ma non ti pare che stai un po' esagerando, hai passato ampiamente il segno, ma che stiamo parlando? È bene, no, è così. Tante volte purtroppo capita, la sensazione è questa, almeno che ti danno. Poi non lo so se è dovuta al troppo amore, alla troppa passione, oppure anche alla vita di merda che si ritrova, una situazione molto più semplicemente, una situazione troppo stressante che uno vive, quindi è un modo come un altro per sfogarsi e per avere quel momento di gloria in radio, in televisione, sulle varie piattaforme, tutte le sta presse.
è un po' come quello che succede pure sui social, quelli là che fanno gli haters sotto ai video, su Instagram e tutte le sapete. La questione è la stessa. Invece di fare gli haters scrivendo, lo fanno parlando e sparlando. No, e poi praticamente qua diventa, invece dell'evoluzione del tifoso, vai ad involvere, perché ritorni un pochettino al concetto originario di quando i romani praticamente facevano, c'era il gladiatore, no? Tu andavi allo stadio e decidevi vita o morte del gladiatore. Ed erano queste masse di gente del popolo arrabbiate, addirittura decidevano di far morire magari una persona. Allora, quando tu senti certi tifosi così tanto arrabbiati, così incattiviti, ti pare che li vedi involvere, cioè vanno a regredire. Invece magari di andare avanti. Allora, mamma mia. Vabbè, ma in base Giussi non è che è cambiato poi tanto, sono cambiate le modalità, ma il principio resta lo stesso, perché poi voglio dire, appunto, i romani, che non erano certamente gli ultimi arrivati o dei gente che appunto, diciamo noi, non scendeva a coppe in montagna, voglio dire, loro il panem et circenses l'hanno inventato loro, insomma, quindi avevano già capito tutto come funzionava il mondo. Da quel punto di vista non è cambiato niente, è la stessa cosa. È l'oppio dei popoli, no? Lo sport. Esatto, sì. Sì. Quindi, è uno degli oppi. Appunto, quindi vabbè. Allora, ricollegandomi a questo fatto, durante la partita c'è stato questa cosa abbastanza particolare, che però conferma purtroppo un trend in ascesa, ahimè, dove praticamente il tifo organizzato, che finalmente era tornato, diciamo, in grande stile allo stadio e che aveva anche incitato le persone a portare qualcosa di azzurro, insomma, per coprire di azzurro lo stadio, eccetera eccetera, ha cominciato ad incitare la squadra, diciamo, finché è andato tutto bene, il resto dello stadio gli è andato dietro. Poi a un certo punto praticamente si è visto che il tifo organizzato ha cominciato un attimino ad avere delle pause, e il resto dello stadio ha praticamente incitato la squadra solo ed esclusivamente quando la squadra attaccava o era nei pressi dell'area avversaria. Per il resto praticamente il tifo dei milanisti ha incredibilmente il resto dello stadio. Allora, per chi appunto non è più giovanissimo come il sottoscritto, o addirittura anche più in là con gli anni del sottoscritto, sa bene che il San Paolo, attuale stadio Maradona, è sempre stato nei fatti il dodicesimo uomo in campo. Sicuramente non lo è più oggi, forse anche a causa dei 2 anni circa di pandemia che hanno tenuto lontani dallo stadio parecchi di noi, inclusi gli ultras, pure per le questioni del regolamento d'uso dello stadio, il comportamento, le multe, eccetera eccetera, e quant'altro. E allora voglio dire, secondo voi, e mo è chiaro che vi sto facendo la domanda da $1 milioni, perché poi voglio dire, questo qua entriamo nel discorso sociologico, nel discorso antropologico e nel discorso soprattutto della molteplicità delle componenti di questo risultato, di questa risultante, secondo voi si può invertire questo trend? O tutto sommato, in quest'era dei telefonini, dei selfie e delle distrazioni di Tinder, di 3500 cose che puoi fare allo stesso tempo che stai guardando la partita allo stadio con il tuo smartphone, è una cosa pressoché irreversibile? Il domandone. Il domandone è difficile. Sono cautelato. La sensazione è quella che il trend è quello, però diciamo che è un ni forse. Allora, se io mi baso un pochettino anche sui ragazzi che vediamo quando facciamo i colloqui, allora, alcuni non sono proprio tutti così tanto persi, ci sono quelli che si riescono ancora a rendere conto del fatto che oltre la mano tenuta così con il telefono in mano c'è una realtà, solo che vanno acchiappati, vanno presi proprio a tempo, quindi diciamo che se riusciamo a ritornare al discorso di cui prima, ad educarci
adesso come tifosi a prenderci adesso, forse ce la possiamo fare, altrimenti la vedo un po' difficile, ma non per essere disfattista, è che purtroppo la contemporaneità è questa, essere iperconnessi, essere in 100.000 posti contemporaneamente senza essere mai in realtà in nessuno di quei posti, poi fondamentalmente, no? Quindi andremo allo stadio col telefono, andranno allo stadio col telefono, perché mi rifiuto di vedermi la partita sul telefono se sto là, e quindi sì, diciamo che saranno molto distratti, quindi è difficile. E ho fatto una domanda tosta, perché lo so. E poi ci stanno pure tutte le componenti, effettivamente si deve capire e si deve anche sperare che si deve capire perché gli ultras tifano solo per un quarto d'ora, 20 minuti, perché onestamente non ho capito ancora io sta cosa, se è una protesta, se è qualche cosa dovuta ad altro, oppure la volta scorsa praticamente loro non hanno incitato più perché sono venuti a sapere che è mancato uno dei loro. Ok, però la partita col Milan non ho capito perché. E il mondo ultra è un mondo molto a sé stante, è molto, diciamo, non lo voglio dire in modo offensivo, perché io anzi stimo gli ultras, però molto autoreferenziale, molto, è un mondo a sé stante, quindi è un po' difficile capire le dinamiche dall'esterno, bisogna viverlo dall'interno per capire. No, infatti non cosa sta succedendo. La questione è questa, che effettivamente loro sono il motore del tifo, cioè i tifosi che stanno nei distinti, che stanno nelle tribune, che stanno nella tribuna nisida e tutto il resto appresso, non hanno questa spinta al tifo continuo, al canto, però se vengono mossi dalle curve, lo fanno. Questo è il discorso. È come se fosse il maestro dell'orchestra, praticamente. È come se uno tenesse l'orchestra, però senza il maestro. Se il maestro non ti dà l'attacco e non ti dice dove devi iniziare, gli altri tifosi non sanno da dove mettere mano. E purtroppo sono necessari per avere un tifo continuo, come l'abbiamo visto per tanti anni precedentemente, pure addirittura in situazioni drammatiche, pure quando siamo stati in Serie C. Io certe volte sinceramente sono arrivato all'assurdità di rimpiangerli quei tempi. Penso che io mi andavo a vedere Napoli Cittadella, la famosa Napoli Cittadella, ma andavo a vedere il playoff Napoli San Benedettese, cioè ma era un continuo dall'inizio alla fine, cioè era 95 minuti 100 minuti di partita, una continuazione. Però servono loro, perché se non ci stanno loro uno non può pretendere dagli altri tifosi, perché pure io mi ci metto, no? Io ovviamente non so quando devo attaccare il coro, quando devo cominciare a dire una cosa, però è ovvio che se c'è la curva che canta qualche cosa, io mi aggrego, perché mi piace e lo faccio. Però se lo devo fare da solo non lo riesco a fare. Ma quello è un micromondo, tu nel momento in cui entri là e ti metti lì, ti aspetti di essere contenuto e coccolato e direzionato, no, dalle curve che lo fanno. Quindi diciamo che se mancano queste due parti laterali, in un certo senso, che ti fanno sentire proprio parte, ti vedi un po'... E poi noi la fortuna che teniamo... Però rispetto al quale non dobbiamo dimenticarci che, appunto, come diciamo brevemente accennato, poi ci sono pure le problematiche, diciamo, di contorno, che sono appunto quelle del comportamento da tenere nell'ora, il fatto che per esempio anche con Milan ci sono stati episodi dove persone che in genere non vengono allo stadio, perché i classici occasionali, così come li chiamano, perché questo poi è un altro problema delle spaccature in diverse fazioni di tifosi o comunque denominazioni. Allora ci sta il tifosotto, l'occasionale, il tifoso vero, l'ultras, eccetera, e questo non aiuta, perché dovremmo essere un tutt'uno. Ma comunque ci sono stati pure episodi, pure col Milan, di appunto tifosi che
praticamente sono venuti allo stadio e si sono fatti accompagnare dallo steward per essere assegnati proprio nel posto dove stava il biglietto, e magari in quel posto ci stavano gli ultras che stavano in piedi e quello che diceva sedetevi perché io devo vedere la partita. Insomma, si sono create delle dinamiche che fino a 10 anni fa sarebbero state impensabili. Ah, ma è chiaro, no? Beh, poi questo è pure, si tratta pure di una di un adattarsi, no? Un adeguarsi pure alla situazione. È normale che se io mi voglio vedere la partita seduto non vado in curva, cioè, oppure se vado in curva, questo, non tutti la pensano così, però se io vado in curva, ma io posso pure andare in curva, però io non mi prendo il posto, visto che adesso possiamo scegliere il posto dove andare, e mi metto un po' più in alto, non mi metto al centro della curva, non mi faccio mettere là, oppure mi faccio mettere sotto, non lo so, se mi voglio vedere la partita seduto faccio in questo modo, non è che ma poi lo stadio è un'esperienza, quello è il discorso, lo stadio è un'esperienza, perché se veramente tu vuoi vedere la partita nel senso letterale della parola, e allora te la vedi per televisione, perché come te la puoi vedere in televisione allo stadio non te la vedi, cioè allo stadio è l'esperienza fai, è l'atmosfera. Sì. No, è l'atmosfera, è cattivo proprio, noi ne parlavamo l'altro giorno che glielo dissi, c'è una, mi dispiace perché molte persone parlano male dello stadio e io dico sempre sbagliano, ci devono andare, devono vedere che cos'è, devono fare l'esperienza, perché quella sensazione che ti dà lo stadio, come esci dopo da là dentro, è qualcosa che non... Ma tu quando sali quelle scale e poi e vedi quel campo verde, sciocchi proprio, ma poi i colori pure delle magliette, io sempre sta cosa, pure quando ero ragazzino, quando andavo allo stadio, i colori che vedi dal vivo delle magliette erano così vivi, in televisione pure il miglior televisore del mondo non te li restituisce così. È vero, hai ragione, sì. La stessa cosa quando andavo la prima volta al Prato, cioè io sconvolta, tipo il colore del Prato, cioè sembra una deficiente, però intanto... Ma è quella la cosa, quindi uno bisogna che lo apprezzi anche l'esperienza proprio stadio. È normale che però ci dobbiamo mettere noi del nostro e ci devono mettere del loro anche gli altri, quelli che per esempio per la questione B, per esempio c'è stato il problema dei biglietti che ho sentito per la partita col Milan, che sono finiti subito, che non sono riusciti a comprare. Allora, dobbiamo agevolare le persone ad andare allo stadio, facciamo in modo di accompagnarle fino in fondo nelle esperienze e fargli godere dell'esperienza completa dello stadio. Mo sì, ci sta lo stress, perché io accetto pure di fare la fila, accetto di fare tutto, però ci sono alcune cose, alcune piccolezze che devono essere pure aggiustate, e questa cosa qua la deve fare poi la società, la devono fare poi... Qua entra il compartimento fidelizzazione, che manca parecchio. Infatti, io questo intendo, perché tu devi dare pure la possibilità alle persone che vengono allo stadio di goderlo veramente fino alla Ma noi non facciamo nemmeno più gli abbonamenti. Infatti, esistono manco più quelli. Perché poi non ti conviene fare gli abbonamenti. Vabbè, questa cosa qua degli abbonamenti è un po' dovuta pure al fatto, secondo me, della questione dello scaglionamento delle partite, perché se io credo sia così, se io so che la partita sta la domenica o al massimo il sabato, allora io mi faccio l'abbonamento perché so che magari non lavoro e quindi tutto a posto. Però se ovviamente a causa delle televisioni tengo la partita il venerdì sera, poi la tengo il lunedì sera, poi la tengo il lunedì... Ho capito, però lasciami l'opzione di farlo o non farlo. Se tu invece proprio gli abbonamenti li fai proprio, di partenza. Questo è un altro discorso. Oppure dai la possibilità di fare, per esempio, abbonamenti anche più piccoli. Per esempio, no, non mi faccio l'abbonamento completo, me lo faccio solo per un girone, me lo faccio per l'altro girone, oppure me lo faccio per 10 partite. Ci stanno tante, secondo me, modalità per cercare di fidelizzare i tifosi e per dargli la possibilità. Allora, Gennaro, qua siamo usciamo un attimo del programma, però la ragione per la quale non si fanno gli abbonamenti a Napoli è che tu puoi scegliere da società di applicare
un certo prezzo ad una determinata partita come meglio ti aggrada. Infatti, sì. Ultimamente abbiamo avuto l'impressione che la società sia venuta incontro ai tifosi con dei prezzi, diciamo, anche stesso col Milan, moderati. Però in passato sono capitate partite dove le curve sono arrivate pure a 40 euro, eccetera. Quindi voglio dire, è chiaro che fare l'abbonamento significa fissare un prezzo all'inizio stagione, e quello è. E quindi la risposta è molto semplice. È anche questo, sì, è vero. Questa è una delle... Però così la fidelizzazione se ne va a far friggere. Perfetto. Per non parlare delle non facilitazioni verso i minorenni. Quello è un altro discorso. Insomma, ci sarebbe No, ovviamente, quello ci sta un mondo poi dietro questa cosa qua, però guarda, quello lì... non è vero che poi non riguarda poi l'aspetto del programma, perché questa cosa qua influisce tantissimo pure sulla motivazione mia di tifoso di venire allo stadio, perché se io perché giustamente dici tu, anche l'avidità è qualcosa che fa parte del ramo psicologico, l'essere avidi. No, io dico la conseguenza dell'essere avidi, capito? E quello è la è chiaro che se poi la conseguenza di quello, a causa di quella cosa là, io devo subire questo e questo, allora io a questo punto allo stadio non ci vengo, perché mi scuccio. Poi, se invece so che devo solo affrontare la fila all'ingresso, oppure solo un po' la questione parcheggio, così io me la faccio passare questa cosa, perché so che i biglietti li posso avere, che tengo i vantaggi, che tengo la fidelità e quindi sono tutto a posto, posso fare questo, posso fare quello, tengo tante comodità, allora io dico quelle altre cose di contorno che possono andare negativamente vanno in secondo piano, se io tengo tutto il resto che può andare bene. Se invece anche quello che può andare bene per me diventa un peso, allora a questo punto io rinuncio e quindi faccio la cosa più comoda. Se gli svantaggi superano i vantaggi, ovviamente chi è che la fa una cosa? Perciò ho detto, ci azzecca pure con la questione psicologica, no? Se gli svantaggi sono maggiori dei vantaggi, che invece faccio? State, a questo punto mi sto a casa e me la vedo a casa la partita. Anche perché questa potrebbe essere l'ulteriore componente dopo quelle che abbiamo, che va ad aggiungersi a quelle che abbiamo enumerato prima per il discorso della del minor coinvolgimento della tifoseria nell'ambito del momento partita, ecco. Sì. No, e quello poi influisce, è tutta una è tutto cioè collegato il disamorarsi, ecco. Sì, è vero, è così. E invece bisogna fare qualcosa di più concreto per i tifosi. Sì, appunto, chiudiamo con una nota di positività, perché già i tempi sono grami di... Lasciamoci con una nota positiva. Questo erano delle riflessioni alla fine. Vabbè, ma la nota di positività poi è sempre la stessa, che tutti quanti davanti al pallone... E ci sono ancora 30 punti in palio, ecco, quella è la nota positiva. No, allora la nota di positività è quella che davanti al pallone, davanti a quella maglietta, poi diciamo che tutti crolliamo, un po' come quando vediamo l'innamorato o l'innamorata, quindi... Ricordiamoci, soprattutto in questi momenti di sconforto, quando chiamiamo le radio, quando facciamo quei post tristi dove bestemmiamo, che in realtà noi comunque alla nostra squadra vogliamo bene, alla nostra città vogliamo bene, e quindi se ci mettiamo tutti quanti con un po', insomma, di impegno e di positività, magari riusciamo a viverci meglio anche un po' il momento anche presente, no? Quindi semplicemente dobbiamo metterci proprio un po' di... ma poi tra l'altro possiamo infondere positività pure alla squadra, magari, quindi, no? Senza caricarla, perché visto che se vengono caricati troppo, di pressioni e di aspettative, crollano, non li carichiamo troppo, però carichiamoli di positività. Non diamogli pressioni, ma diamogli positività. Anche io di dare un piccolo consiglio: quando vi sta venendo la voglia di dire qualche cappellata, allora o vi godete la compagnia del vostro partner, se ne avete una o uno,
Oppure vi godete la compagnia di un amico, oppure vi andate a fare una camminata, o le due cose messe insieme, o vi andate a mangiare un gelato, vedete un bello film, ma tenetevi lontano sia da internet che dal telefono, e quindi state a perché fanno aumentare lo stress, è vero. Esatto, fanno aumentare lo stress e ingenerate depressione in chi vi ascolta. Allora, il consiglio che posso fare, Giulio, io per esempio, quando perde il Napoli mi arrabbio, io spengo tutto e riaccendo tutto 24 ore dopo, praticamente. Quindi, mi calmo, mi rilasso, e poi a mente fredda comincio a ragionare sulle cose. Ma infatti, quando succede qualcosa di negativo, no? Psicologicamente, uno si deve prendere del tempo per se si deve coccolare. Allora, se c'è qualcosa che non va, non ci dobbiamo connettere, disconnettiamoci, prendiamoci del tempo per noi stessi, poi prendiamoci cura di noi, rilassiamoci, tranquillizziamoci. Quando passa il momento, poi ci riconnettiamo. Teniamo, insomma. Poi, se riusciamo a mantenere questa rabbia, la riusciamo a contenere, allora ci possiamo pure connettere, perché magari ragioniamo bene. Però se sentiamo che non riusciamo a ragionare bene, allora andiamo a fare una camminata. Esatto. A fare una camminata. E su queste note di da passeggiata ci lasciamo. Grazie per chi ci ha seguito, grazie soprattutto a voi, Giusy e grazie Gennaro, a te, disponibili, gentilissimi. Bellissima puntata, tra l'altro. Un po' di autoincensamento non guasta mai, ma è la verità, veramente felice di abbiamo fatto una bella questo cammino insieme. Abbiamo toccato degli argomenti interessanti, è vero. Sì, bravo. È vero. Senza forzare, senza forzature esterne, senza niente. Un'ora è volata, veramente è volata. Sì, è vero. Quindi, allora, forza Napoli! Forza Napoli, quello sempre. Comunque vada, ragazzi, per Verona, vediamo di fare le cose per bene. Forza. Prima fa qualcosa di buono a Verona e poi si vede. Vendiamoci dell'anno scorso. Soprattutto. Gennaro e Giusy, a proposito, se volete, se ci volete seguire, noi andiamo in diretta venerdì sera. Con Ricchi Premi e Cotillon, grandi ospiti come sempre. ciao, grazie. Ciao, Giulio. Buona serata.